Se c'è un momento giusto per digitalizzare la tua attività o cominciarne una sul web, è adesso. La digitalizzazione intesa come vendita di prodotti digitali a tutti gli effetti non è sempre ovviamente applicabile a ogni settore, però provando a pensare un pochino fuori dagli schemi possiamo sempre trovare dei modi creativi per almeno provarci. Che ne so, una cartoleria può cominciare a proporre workshop virtuali sull'utilizzo delle agende o dei bullet journals o sulla pianificazione del tempo. Un sito e-commerce che vende indumenti per lo sport oppure uno studio o una palestra possono proporre lezioni online per i propri clienti, in modo che non debbano smettere di allenarsi quando magari non possono muoversi da casa. Uno studio di counseling che offre aiuto alle persone in difficoltà può cominciare a farlo anche online. Un'agenzia di comunicazione può offrire dei corsi fai da te da proporre a chi ancora ha un budget troppo contenuto. Una wedding planner può proporre un workshop per chi, non lo so, vuole organizzare il matrimonio da solo, ma cerca comunque una guida per evitare errori madornali. Ora, ci sono un sacco di aspetti del digitale che possono sembrare complessi, addirittura a volte impossibili da padroneggiare. La soluzione è focalizzarci su pochi step essenziali. Tutto il resto si può aggiungere dopo, o anche no. Vediamo allora quali sono questi step essenziali. Prima però ti ricordo, se stai guardando questo video da YouTube, di iscriverti al mio canale, attivare la campanellina per ricevere le notifiche e lasciarmi un commento qui sotto quando avrai finito di guardare il video in cui mi racconti quale di questi step trovi più utile per te in questo momento. Se invece stai guardando il video da altri canali social, allora ti invito a salvarlo per farci riferimento anche dopo e a condividerlo con tutti gli amici che pensi dovrebbero ascoltarlo. Lo step numero uno consiste nel trovare l'idea giusta e per trovare l'idea giusta serve una pausa di riflessione. Da un lato in molti abbiamo fretta di digitalizzare e sembra che il web sia perfetto per ottenere risultati rapidi, ma quando il web viene considerata una scorciatoia diventa rapidamente una frustrazione. Invece fallo diventare una valida alternativa, pianificando i passi giusti. Rifletti sulla nicchia in cui sei già operativo, magari soltanto offline, o sulla nicchia in cui hai scelto di entrare e pensa a qualcosa in questa nicchia che non ti va a genio, qualcosa che sai potrebbe essere fatto meglio. Se nulla sembra venir fuori sulle prime, ripeti questa riflessione ogni giorno per 2, 3, 4 giorni e ti assicuro che qualcosa verrà fuori. Tieni magari un block notes vicino a te e usalo per scrivere tutto quello che ti viene in mente. È fondamentale, soprattutto, che tu abbia ben chiaro quale problema o sfida puoi aiutare a risolvere. Ogni settore ha spazio per nuove idee che vadano a risolvere nuove sfide o problemi. Ad esempio, a Biz Academy il desiderio della nostra tribù è quello di conoscere il digital marketing nel modo più efficiente. Nessuno vuole perdersi in 1000 corsetti superficiali, ma nemmeno spendere un patrimonio in corsi di formazione specialistica che ti renderebbero un esperto in una sola cosa senza capire come quella cosa si integra con il tutto. No, in qualità di imprenditrici vogliono sapere solo quello che davvero è necessario sapere per far crescere la loro attività sul web. Tutto in un unico posto e con una guida qualificata e presente che sia pronta a rispondere ai loro dubbi. Come imprenditrice digitale, tra l'altro, conosco bene questo bisogno, perché è esattamente quello che avevo anch'io quando sono partita e che ho continuato ad avere anche in seguito, anche tuttora. Ok, una volta che hai pianificato il problema che puoi risolvere, individua tre prodotti già presenti sul mercato che più o meno si avvicinano a quest'idea e prendi nota di quello che ti piace, quello che non ti piace e quello che tu potresti fare meglio o diversamente. A questo punto alcuni suggerimenti fondamentali. 1. Se sei convinto che sia stato tutto già fatto o che di risorse ce ne siano già a sufficienza su Google o su YouTube, ricorda che Google e YouTube sono un gran calderone dispersivo e spesso le persone scelgono di acquistare qualcosa che troverebbero anche su Google perché viene presentato e strutturato in modo più preciso, puntuale ed efficiente. 2. Se possibile, scegli sempre un progetto che ti appassioni almeno un po'. Non sono una grande fan dell'idea di trasformare ogni nostra passione in un lavoro, anche perché a mio avviso è un'arma a doppio taglio, insomma, vivere delle nostre passioni può finire per farcele andare di traverso. Però allo stesso tempo la passione è un valore aggiunto, quel valore aggiunto che ci regala una marcia in più quando ci troviamo a far fronte a sfide imprevisti e dobbiamo far riferimento al nostro serbatoio creativo. Ok, passiamo allo step numero 2. Una volta finalizzata la tua nicchia e il problema da risolvere, è il momento di trasformare la tua idea in una soluzione digitale.
ci sono almeno 4 modelli di packaging digitale tra cui scegliere. Uno è il corso digitale da piattaforma, a cui un utente accede con nome utente e password. Poi c'è invece il materiale scaricabile da link, di sicuro la soluzione più semplice anche da un punto di vista tecnico. Poi c'è la consulenza oppure il workshop online attraverso Skype o altre piattaforme di videochiamata. E poi c'è la membership ad abbonamento, simile a Netflix o Spotify. Scegli il modello che è più in linea con le risorse e con il tempo che hai adesso, oltre che con il tipo di servizio e prodotto che offri. E ricorda, importantissimo, che un modello non esclude l'altro. Ciò significa che quello che non scegli ora può essere integrato e aggiunto anche dopo. Ricorda una cosa fondamentale: la tua prima soluzione digitale non sarà perfetta. E va bene così. Concentrati sul contenuto, vai oltre la forma e, step numero 3, comincia a farti conoscere. Una volta che hai ben chiaro il tuo prodotto e hai ben chiaro il problema che vuoi risolvere, concentrati sulla creazione costante di contenuti di valore che permettano alla tua tribù di scoprirti e di seguirti. Condividere contenuti di valore con periodicità e costanza è il modo più efficace perché la tua tribù possa trovarti, apprezzarti e scegliere di fidarsi di te. L'idea con cui devi lasciarla è: wow, se gratuitamente viene condiviso così tanto valore, chissà quanto ne ricevo spingendomi un passo oltre provando ad acquistare qualcosa. A questo punto di solito arriva l'obiezione più comune: nessuno mi fila quando condivido i miei contenuti. Ebbene, notizia del giorno, signore e signori, ci siamo passati tutti. Si parte da lì, da quella sensazione di parlare a noi stessi. Le persone hanno bisogno di tempo e di contenuti di valore costantemente condivisi per conoscerti. Invece che preoccuparti di quanti mi piace hanno i tuoi post, assicurati di avere un sito web dove gli utenti possono registrarsi per ricevere qualcosa di gratuito che consenta loro di conoscerti, apprezzarti e fidarsi delle tue competenze. E sulla condivisione di contenuti di valore che continuamente, ma senza diventare matti, semplicemente con un calendario editoriale preciso, condividi sulle piattaforme social che hai scelto. Quindi comincia e abbraccia il processo, lasciando andare, soprattutto all'inizio, l'ansia da risultato. Non vedrai risultati in un giorno e non tutto quello che proverai funzionerà da subito, anzi quasi nulla, ma con i giusti strumenti e una mente aperta a sperimentare potresti scoprire una libertà, una flessibilità, un impatto che nessun altro mezzo se non quello digitale può permetterti di creare. Non perdere di vista la tua vision, però abbraccia il piacere di fare un passo alla volta, giorno dopo giorno. Siamo arrivati alla fine di questo video. Quale fra queste idee chiave ti è servita di più? Condividila qui sotto e fammi sapere se questo video ti è stato utile. Noi ci vediamo alla prossima. Buon lavoro!